Amiche e amici di Grottagli in Rete, incontriamo Ciro Dalò, presidente dell'Associazione Sud in Movimento, che l'8 agosto organizzerà per l'ennesimo anno la Notte dei Briganti, un evento ormai si può dire storico di Grottaglie, e lasciamo a lui la parola per raccontarci un po' qual è il tema conduttore dell'incontro di quest'anno e come si svilupperà il programma dell'evento. Sì, quest'anno il tema è Difendiamo l'acqua pubblica. Appunto perché Sud in Movimento ha fatto parte insieme ad altre associazioni, anche con alcuni altri movimenti di Grottaglie, del forum regionale per la difesa dell'acqua quale bene comune. Abbiamo fatto la raccolta con l'aiuto anche di alcuni partiti territoriali. Si tratta appunto di rivendicare la difesa dei beni comuni, tra cui l'acqua, appunto riteniamo noi essere, se non il principale, tra i principali beni comuni da difendere e da lasciare ad uso pubblico e quindi anche alla gestione, alla gestione pubblica. La Notte dei Briganti quindi, come al solito, cerca di fare punto della situazione con tutti i comitati e i movimenti coinvolti sul tema e di creare una sorta di coordinamento provinciale, in questo caso regionale, perché parteciperà il forum regionale per l'acqua pubblica. Quindi tracciare delle linee comuni, delle linee d'azione comuni appunto per quanto riguarda il da farsi appena avremo l'esito, la convalida delle firme da parte della Corte Costituzionale, e quindi insomma è un nostro punto di incontro, così come è accaduto l'anno scorso per il no al nucleare, quest'anno è per la difesa dell'acqua pubblica. Ecco, insieme ai dibattiti, agli incontri per approfondire il tema, ci sarà anche un momento, anzi più momenti, diciamo così, di svago, di socializzazione. Alcuni concerti, ricordiamo i partecipanti? Sì, ci saranno vari gruppi, tra cui i Bravi, i Briganti delle Dell'Otranto e Teenager Riot. In più ci sarà l'esibizione di un gruppo locale che farà l'apertura della Notte dei Briganti. Come al solito i gruppi sono, diciamo così, rappresentano musica autoprodotta, cioè musica propria, e per noi è sempre un piacere dare la possibilità ai gruppi emergenti di potersi esibire. È lo scopo della manifestazione. Ci saranno anche, diciamo, degli artisti di strada, trampolieri, varie attrazioni. In più ci sarà lo spazio dedicato alle associazioni, tantissime hanno aderito da tutta la regione, in più ovviamente gli stand espositivi e l'estemporanea d'arte. In più ci sarà una mostra artistica, insomma, come al solito non mancheranno le cose da fare l'8 di agosto. Ecco, insomma, l'associazione Sud in Movimento tiene fede al suo nome, si muove sicuramente in tanti ambiti. Abbiamo detto 8 agosto a partire dalle ore 17 presso il Castello Episcopio del Giardino Mediterraneo. Un'ultima chiusa, volessimo chiudere con uno slogan, cosa diremmo in quattro parole a chi si chiede se partecipare o meno? Noi possiamo solo dire di partecipare, perché noi riteniamo la Notte dei Briganti un momento di festa. Quindi diciamo a tutti, facciamoci la festa e divertiamoci condividendo un tema che è fondamentale, quello dell'acqua pubblica. Ecco, tranquillizziamo così in chiusura chi magari non ha una conoscenza del passato della Notte dei Briganti. Perché Notte dei Briganti? Da dove nasce il nome della manifestazione? Sì, nasce da una lettura simpatica che abbiamo fatto sui briganti, sul brigantaggio. E quindi abbiamo detto, perché non ricordare questo fenomeno, diciamo, di resistenza territoriale, cioè la difesa del meridione e dei suoi principi. Diciamo che abbiamo pensato di ricordare quel fenomeno, certo non condividendone per niente gli aspetti, diciamo, della violenza che è stata usata, che erano figli di quei tempi, però come strumento di difesa del territorio e di rivendicazione dei diritti delle genti del sud, quindi un po' riprendendo la questione meridionale. E da lì è nata questa idea di rendere questa festa un ricordo della difesa del meridione. Ecco, chissà che nei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, allora il Sud in Movimento l'anno prossimo non pensi di riproporre una rilettura anche di questo fenomeno, proprio perché insomma ultimamente c'è stata, no, una sorta di movimento d'opinione contro il Museo Lombrosiano a Torino, che descriveva il meridionale come geneticamente inferiore. Forse dopo aver rivendicato i nostri diritti, forse sarà anche il momento in cui
sarà necessario rivendicare la nostra normalità in senso ampio del termine, di ambiente, di territorio, di cultura. Certo, sicuramente, anche se la storia la facciamo valutare agli storici, noi cerchiamo di fare, di segnare un passo nella storia attraverso la nostra idea di politica e cultura, cerchiamo solo di dare un contributo, per il resto lasciamo agli altri fare il loro lavoro. Ecco, i ringraziamenti di solito si fanno alla fine, a noi forse piacerebbe farli invece prima dell'evento. Chi vorresti ringraziare? Ma sicuramente vorrei ringraziare il Forum regionale per l'acqua pubblica che diciamo così, ha deciso di partecipare alla Notte dei Briganti, ma fondamentalmente vorrei ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze del movimento che in modo del tutto lavorando con grande fatica alla realizzazione di questo evento, che è completamente autofinanziato e anzi ci sono alcuni che ci hanno dato un contributo per la realizzazione dell'evento che diciamo ringraziamo di cuore, quindi quelle attività commerciali che a loro buon cuore ci hanno dato un contributo. E non abbiamo altri da ringraziare se non la voglia di realizzare questo evento e quindi tutti i ragazzi e le ragazze su di movimento che veramente abbraccio e ringrazio di cuore. Chiaramente non può mancare un ringraziamento a Gir Web TV che ci dà questa possibilità e gli amici di Radio Popolare Salento. E allora ricordiamolo, Grottaglie, 8 agosto 2010, ore 17, Castello Episcopio, Giardino Mediterraneo, la Notte dei Briganti. Difendiamo l'acqua pubblica divertendoci, gustando gli spazi enogastronomici, gli spazi informativi, gli spazi culturali, i concerti e tutto quello che i ragazzi e le ragazze del Sud in Movimento hanno preparato. Vi aspettiamo, grazie a voi.